Mancano pochi giorni al via della nuova stagione sportiva e a Montemorcino è già tutto pronto per accogliere le giovani leve calcistiche. Ogni dettaglio è stato messo a punto e agli aspiranti campioni non resta che recarsi sulla collina che dà le spalle a Perugia. Cureremo molto il settore giovanile come nostro stile. Abbiamo inserito degli allenatori nuovi, allenatori d'esperienza. Vorremmo tanto che i genitori capissero gli sforzi che fa la scuola calcio e che lasciassero i propri figli giocare al calcio, che poi se sono dei campioni verranno fuori. Una società, quella rossoblù, che da anni ormai ha sposato l'idea di affiliarsi in realtà del mondo professionistico, un legame utile per accrescere competenze tecniche e creare piacevoli eventi. Abbiamo sempre questo accordo con la Roma che è stato rinnovato già da giorni. Abbiamo partecipato al torneo di Trigoria lo scorso giugno, lo rifaremo quest'anno sicuramente e più ci saranno delle grosse novità perché porteremo sempre, se i genitori sono d'accordo, a fare tornei nazionali ai nostri ragazzi, di tutte le categorie. Il tutto senza tralasciare lo spirito e le finalità originarie. Sempre qui alla Montemorcino abbiamo una... chiamiamola filosofia, che è quella di fare calcio nel migliore dei modi, cioè intendiamo fare calcio con più bambini e ragazzi possibile e intendiamo farlo puntando su un unico obiettivo, che è quello di far esprimere i ragazzi al meglio delle loro potenzialità e capacità, senza esasperare mai i toni agonistici, pur ritenendo ferme e necessarie regole di vita di gruppo, che sono le regole basilari per stare insieme. Però la nostra stagione sarà improntata all'entusiasmo dei ragazzini, di conseguenza dobbiamo essere bravi noi tecnici a trasmettere la giusta motivazione, ma soprattutto il giusto approccio al gioco del calcio. Un modo di operare che nel tempo ha riscosso così tanti successi che oggi la Montemorcino può sicuramente vantarsi di essere una delle scuole calcio più frequentate del territorio perugino. Qui partiamo già da piccoli col fatto che la cosa più importante è il divertimento. Il divertimento tramite un mezzo, il pallone. Tutto il resto è solo un piccolo insegnamento che noi dobbiamo dare ai ragazzi facendoli crescere con il gusto del divertimento e non del risultato. Questo sinceramente da vari anni funziona, abbiamo un grande numero di bambini che finita la stagione sono talmente dispiaciuti che dobbiamo fare una festa in più per rivederli e farli rigiocare. E prima che noi chiamiamo l'estate di tornare qui per giocare, già loro chiamano prima di noi per dire: ma quando iniziate? E questo per noi è una soddisfazione immane, immensa.